Buongiorno, sono Luca Baracco, sindaco della città di Caserle Torinese, una città conosciuta in tutto il mondo quale sede dell'aeroporto internazionale Sandro Pertini, ma è una città che nasconde molti altri segreti e molte altre cose positive. Innanzitutto la sua storia, che affonda le sue radici nei secoli passati, a partire dall'epoca romana, quando questo territorio era la naturale porta d'accesso tra le alte valli e la pianura padana, per poi passare in epoca medievale, con tutta l'epopea di Margherita di Savoia e del Marchese del Monferrato, e per fino arrivare poi ai giorni nostri con lo sviluppo attuale. Di fondamentale importanza per il presente e per il futuro della città di Caserle Torinese sarà lo sviluppo della grande area commerciale e terziaria a fianco dell'aeroporto Sandro Pertini, un progetto al quale l'amministrazione sta lavorando da numerosi anni e che è giunto ormai alla sua concretizzazione, che vedrà investimenti molto importanti sul nostro territorio e un'importante e significativa ricaduta occupazionale, quindi un vero e proprio volano per l'economia non solo di Caserle, ma di tutto il territorio a nord di Torino. Gli interventi qualificanti di questa amministrazione sono volti in modo particolare sul centro storico, attraverso un'opera di riqualificazione del centro abitato, in modo tale da valorizzare anche il commercio locale e i negozi di vicinato. Al tempo stesso, l'altro intervento è quello di creare una grande area parco nel lato sud del centro abitato, affiancato all'attuale parco cittadino denominato Prato della Fiera, in modo da dotare la città di una grande area verde, un grande polmone verde, fruibile da grandi e piccoli.